Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Ci siamo lasciati la volta scorsa al termine della zona numero 2 del mondo tutorial che giunge con Minecraft Education Edition. Abbiamo scaricato la mia versione che ho tradotto in italiano e adesso ci apprestiamo ad andare avanti e completeremo la zona numero 3. Allora, vado avanti con il tasto W. Con il mouse, vi ricordo, è possibile muovere la nostra testa. Tasto destro sulla guida e vediamo che cosa ci dice questo personaggio. Congratulazioni, hai imparato i controlli base di Minecraft e puoi ora continuare ad esplorare questo mondo. Se ti trovi bloccato, ricorda che puoi sempre scavare e trovare una tua strada. E punto. Ora segui la linea gialla e ti ritrovi in un mondo da esplorare. Allora, mi devo mettere in modalità sopravvivenza, scusate che avevo fatto delle prove, voi vi dovreste trovare in questa modalità. Allora, W e premo lo spazio perché davanti a me ho un ostacolo. Spazio, W spazio, W spazio, W spazio. Allora, ci sei quasi, giusto il tempo di passare oltre il burrone, buona fortuna. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere una cosa. Guardate quanti miei bei cuoricini sono a disposizione. Se io adesso cado di sotto, vedete, ho subito un piccolo danno. Oltre al fatto di avere difficoltà nel risalire, cadendo da una certa altezza potrei compromettere la vita del mio personaggio. Ok, non succede niente, c'è il tasto di diciamo rinasci e quindi i ragazzi potrebbero continuare normalmente, giusto per dirlo. Allora, proviamo a salire ed oltrepassare questo burrone. E a me mi viene in mente di mettere dei blocchi qui a mo' di scala. Opla, ho tirato un oggetto per terra. Con il tasto Q, se vi interessa, sto cercando di fare una bella scala. Questo lo tolgo perché mi dà fastidio in fase di salto. Ok, e adesso ho una bella scala. W premuto, salto, 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 e sono al di là del burrone. Benvenuto nella zona 3. Un mondo da esplorare, e allora esploriamo questo piccolo mondo. Allora, vediamo che cosa ci dice questo cartello. Usa questa casa come riparo e per conservare oggetti di valore. Ok, sarà fatto. Una casa senza porta? In effetti manca una porta qui. Chissà se c'è un modo per realizzarne una. Esplora. Allora, andiamo in giro. Qui c'è una cassa, c'è del pane, noi ce lo prendiamo. Me lo mangio. No, ho appena distrutto un pezzo del pavimento. Questo è un banco da lavoro. E cosa dice questo cartello? Cosa dici? Una porta? Vai oltre e guarda sulla destra. Ah, quindi è proprio questo qui che dovevamo vedere. Allora, questi sono 9 blocchi, quindi ci serve un banco da lavoro. Per chi non avesse compreso quanto ho detto, andasse a rivedere il video del mondo tutorial zona numero 2. Come costruire una porta? Hai per caso notato una casa senza porta nei paraggi? Sì, quindi questi sono degli assi di legno. Io ne ho 11 proprio nel mio inventario. Ho sicuramente un banco da lavoro qui, tasto destro. Clicco con il tasto sinistro del mouse, non tengo premuto, ho cliccato soltanto una volta, e con il tasto destro clicco una volta, clicco una volta, clicco una volta, clicco una volta, 5 e 6. Sono riuscito a creare ben 3 porte di quercia. Tasto sinistro del mouse, riclicco il tasto sinistro e lo metto nell'inventario. Chiudo questa finestra di fabbricazione, mi posiziono con la rotellina, mi muovo per poter avere in mano la porta di legno, tasto destro e voilà, abbiamo una bella casa,
con una porta di legno che funziona. Ok, entro e la chiudo. Apro e la chiudo. Queste cose i vostri alunni le fanno in, penso, 4 millisecondi. E come detto nel video precedente, questo mondo serve soltanto a farvi vedere che ci sono questi strumenti, non ha niente di didattico, non è richiesto all'insegnante costruire queste cose, ma soltanto scoprire come funziona, diciamo, Minecraft per continuare a prendere confidenza con lo strumento. Un'altra cosa, per esempio, guardate qui, puoi creare oggetti anche utilizzando materiali che non siano solo legna. In effetti il piccone di pietra è fatto con tre blocchi di pietra, quello di legno avevamo posizionato i blocchi di legno. Guardate qua cosa succede, io ho in mano una piccozza di legno, scavo e riesco ad ottenere, eccolo, dei ciottoli. E scavando questi blocchi con il piccone di legno riesco ad ottenere un bel po' di carbone. Se io scavassi questi oggetti, impiegando tra l'altro tantissimo tempo con le mani, riuscirà il nostro eroe a scavare questo blocco. Notate che, oltre ad aver impiegato tantissimo tempo, il blocco di carbone non mi viene dato, ok? Perché? Perché bisogna scavarlo, scusate, faccio con la piccozza di legno, devono essere alcuni, diciamo, strumenti, oggetti, vengono ottenuti soltanto combinandone altri. Mi è sembrato di vedere un blocco di carbone. Hai già il piccone di pietra? No, non ce l'ho, avevo quello di legno. Per fare il blocco di il piccone di pietra ci serve un banco da lavoro che sta qui. Tasto destro, clicco con il sinistro, destro, destro, clicco con il sinistro, destro, destro, destro. Ok, adesso abbiamo una piccozza di pietra che sicuramente ci permette, la prendo in mano, ci permette di scavare ancora più velocemente della piccozza di legno. Allora, abbiamo preso un po' di carbone, adesso ci manca un bastone di legno che possiamo comunque ottenere in questo modo. E nuovamente tasto E, prendo del legno e del carbone e ottengo delle torce. Ok, esc, ho preso delle torce, vediamo che ci dice qualcosa. Il carbone, solo che costruisci le torce per illuminare. Ok, in effetti questa cava mi sembra un po' buia. Io ho in mano una torcia, tasto destro, e come vedete si è illuminata la zona. Tasto destro. Se cade in acqua nuota premendo la barra spaziatrice, questo l'avevamo visto mi sembra nella zona numero 1. Questo materiale scuro è ferro, fondilo per fare lingotti di ferro. Vediamo, riusciamo a ottenere dei blocchi di ferro, se avremo la possibilità di fonderlo lo fonderemo. Per adesso voglio portarvi alla fine del blocco della zona numero 3 e una piccola premessa. Il nuovo mondo tutorial di Minecraft ha tutta questa zona nuova, non l'ho tradotta, quindi la prossima volta eventualmente vi faccio vedere questa nuova zona, la faremo in inglese, non credo che sia un problema perché ve la dettaglierò in italiano. E per fare crescere le piante necessiti di luce, acqua e terreno coltivato. Beh, in effetti le nozioni che sono dietro il concetto di farming, cioè di coltivare il terreno e di far crescere diciamo, oggetti che sono poi utili al sostentamento del nostro personaggio. E va oltre queste parole. Circa una settimana fa
con Indire che sta sperimentando Minecraft come strumento didattico con due insegnanti fortissime che colgo l'occasione di salutare, che sono Monica Boccoli e Simonetta Anelli con l'insegnante di religione Luca Paolini. Abbiamo passato circa, penso, una buona oretta dopo aver descritto alcune funzionalità che stanno dietro queste cose che state vedendo, che sembrano veramente, diciamo, semplici a vederle così, ma ci sono delle logiche che magari in un prossimo tutorial, se mi chiedete di farlo, potremo sicuramente dedicarci del tempo. Ok, credo di essere arrivato alla fine della zona 3. Qua c'è un po' di pixel art. Sono, penso, sicuramente arrivato alla fine della zona 3 perché vedo qui, benvenuto nella zona 4, le funzionalità di Minecraft Education Edition. Allora, sì, terminiamo qui questo tutorial. Vi anticipo che della zona 4 sarà fatto con il mondo tutorial in inglese perché diciamo è più simpatico e poi dedicheremo una parte anche ad una zona che in questo momento all'epoca di quando io tradussi questo mondo non era presente e quindi la vedremo in un secondo momento. Grazie a tutti, condividete con i vostri insegnanti ed alla prossima. Ciao!